Bentrovati. Oggi parleremo di conservazione delle opere. Nello specifico entreremo a parlare di conservazione preventiva, che è un enorme contenitore in cui troviamo diverse voci. Quella che forse richiede lo sforzo maggiore è la gestione del microclima. Sono due i fattori fondamentali per la conservazione corretta delle opere d'arte: temperatura e umidità relativa. L'andamento di questi influisce moltissimo sulla conservazione delle opere, sul loro stato. Per poterne garantire la migliore fruizione da parte del pubblico e una lunga, ci auguriamo sempre lunghissima, conservazione, è necessario che i parametri siano non solo all'interno delle norme di legge, insomma quelle stabilite, ma che siano il più possibile costanti nel tempo, in modo da evitare bruschi sbalzi che per le opere sono dannosissimi. A Palazzo Madama la gestione del microclima avviene attraverso tre livelli di controllo. Il primo attraverso le macchine che gestiscono l'intera impiantistica del palazzo. Il palazzo difatti è interamente condizionato attraverso delle UTA, le unità di trattamento aria. Queste prendono l'aria dall'esterno, la filtrano e quindi la purificano, la mettono alla temperatura corretta e la umidificano secondo le necessità. Le necessità sono stabilite sia in base a quello che succede all'esterno, quindi ai dati, alle temperature esterne, all'andamento dell'umidità al di fuori dalle mura di palazzo, ma anche attraverso quello che dicono le sonde all'interno. Lungo tutto il percorso espositivo, difatti, sono collocate delle piccole sonde, dei piccoli nasi che annusano l'aria, la decriptano in qualche modo e dicono alla macchina ciò di cui c'è bisogno. Il secondo livello di controllo è manuale e operativo, cioè il presidiante che sta sempre all'interno di Palazzo Madama con un apposito strumento gira tutti i giorni sala per sala e prende nota di temperatura e umidità relativa. Questo secondo livello di controllo permette di verificare se ci sono delle anomalie o delle discrepanze da quello, rispetto a quello che abbiamo visto segnalato dalle macchine. Un terzo livello di controllo fondamentale anche per noi, e che è quello che permette forse una pianificazione più sulla lunga scala, è la presenza di data logger, cioè piccoli strumenti che sono messi dove è possibile a contatto con le opere, soprattutto quelle sensibili, e che consentono di verificare temperatura e umidità relativa. Una volta acquisiti questi dati, vengono analizzati. La loro analisi attraverso dei grafici consente di capire se ci sono state delle variazioni significative nello spazio e nel tempo, se dobbiamo preoccuparci per quest'opera o se ci sono delle manovre correttive da mettere in atto. Questi, riassumendo, sono appunto i tre livelli di gestione della criticità del microclima all'interno del palazzo e sono sostanzialmente la preoccupazione quotidiana di tutto lo staff scientifico del museo. Sappiamo perfettamente che non possiamo fermare il tempo. L'unica cosa che possiamo fare però è dilatarlo. Dilatarlo fino a rendere dolce e clemente il suo inevitabile passaggio.